We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste e curiosità dedicati ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17, We Believe in Music, lo show di Radio Futura, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Leo Cola. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Signore e signori, ben ritrovati questo sabato pomeriggio di gennaio, fine gennaio quasi. È già finito gennaio. Primo mese dell'anno è già finito. Il consueto appuntamento del sabato pomeriggio con We Believe in Music, l'appuntamento con la musica emergente e non solo. Come sempre ogni sabato pomeriggio l'appuntamento vola insieme al mio amico di viaggio, Mr. Scat. Buonasera, buonasera, e anche questo sabato siamo qui in radio come ancora una volta soli, ma con tanti ospiti al telefono, finché il buon Giuseppe ci libera. Speriamo. Io come al solito sono qui con il buon Chicco Voice, e dall'altra parte del vetro oggi abbiamo una nutrita devo dire, come la possiamo definire? Squadra tecnica? Squadrone. Suggerisce il nostro tecnico regista, Siori. Chi è? Mi sono scordato. Come si chiama? Scusi, come ti... lui è Leo Cola. Buonasera a tutti, buonasera. E abbiamo pure coadiuvano. Mr. John e Giutri, che oggi con Giutri faremo due conti, ma ne parleremo dopo. Bravo. Salutalo, mi fai paura. Dopo ne parliamo. Abbiamo delle cose in sospeso, caro. Non è che puoi venire così, rientri e da un momento all'altro, diciamo così. Noi da settimana scorsa abbiamo una bella novità, che è la nostra colonna musicale di questa bella serata, come giusto che sia, sì, se la fa il fonico. La nostra amata playlist. Sì, ho letto delle cose interessanti, sì, tra cui ha voluto replicare una canzone che non è stato possibile mandare in onda sabato scorso, che non conosce nessuno, e io mi sto preoccupando. E che oggi cercheremo di scoprire. E c'è sempre da imparare dai tecnici. Assolutamente sì. Come è andata la tua settimana, mio caro amico? Allora, guarda, ti devo dirti che è stata una bella settimana impegnativa, impegni vari, situazioni complicatine, ma ne veniamo sempre fuori. Meglio così. E allora che facciamo? Partiamo con un po' di musica, con una canzone che a me aggrada tantissimo. Prima di manciare, vorrei ricordare le nostre coordinate. Come al solito, io lo dimentico. Così diamo tempo agli amici a casa di sintonizzarsi. Belli, stare comodi sul divano, ecco, prendere due popcorn. E di pensare anche a cosa devono dirci, perché qua bisogna pensarle bene le parole. E allora, amici a casa, l'appuntamento con noi potete condividerlo sul nostro profilo Facebook We Believe in Music, oppure su Radio Futura New Generation, dove siamo anche in video. Non siamo belli ma piacciamo. E salutiamo anche gli amici di Castanonerri, di Radio Swing Set, che ci condividono sempre con tanta gioia. Che ragazzoni. E hanno la nostra fiducia. Che bravi. Poi magari ci mandano un messaggio anche via WhatsApp 351 888 9431. Se poi avete qualcosa da portarci, non lo so, entro le 18, però. Entro le 18. Qui vi ricordo che c'è il buon Giulio che ha portato. È tornato, is back. Vabbè, vedi, solo questa cosa. Questa cosa mi potrebbe consolare. Però diciamo che ci troviamo da quella delle fonti in via Calabria, numero 6. Mettiamo subito un disco, così andiamo a salutare Giutra. Assolutamente, lo dedichiamo proprio a lui perché so che è un fan sfegatato. Red Hot Chili Peppers. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world?
robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, haunt them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Inizio spumeggiante questo sabato pomeriggio con Red Hot Chili Peppers e Andy California, un bel brano scelto dal nostro Leo Cola, il primo della playlist. No, devo dire che Leo Cola con queste, veramente con queste playlist mi sta emozionando. Comunque volevo leggere subito il primo messaggio su Facebook, è arrivato il primo commento alla nostra diretta video. C'è buon Corrado Ferrulli che ha scritto solo una parola che riassume in un solo concetto unico e inequivocabile: focaccia. Focaccia. Cioè, quindi ormai Giutri uguale focaccia. Sì, ormai è associata con la roba lì, quindi Guarda, gli farei un procedimento disciplinare per questo fatto. L'arte bianca. Allora, caro Scat, dato che questo è il periodo, purtroppo non ci permette di avere molte risorse fisicamente qui in radio, ci siamo adattati anche noi con queste interviste telefoniche. E quindi voglio conoscere da te chi è il nostro ospite di questo sabato pomeriggio. No, oggi abbiamo veramente una chicca, perché abbiamo in diretta, ce l'abbiamo già, pronto? Pronto? Sì, sì, ce l'abbiamo già, pronto, eccoci qua, ladies and gentlemen, signore e signori, il maestro Giorgio Finestrone, buonasera maestro. Buonasera a voi. Come stai? Bene, sto bene, voi? Diciamo... Siamo un po' arancioni d'invidia, però no, non fa niente, stiamo bene. In che zona si trova da Finestrone a sto punto? In che zona? Bari. Ah, quindi sei arancione come noi. Sei arancione come noi, può venirci a trovare, diciamo che speriamo che fra qualche giorno, in teoria, potresti anche venirci a trovare qui in sede, ma non se puede ancora. Se ci promuovono gialli, se ne parla, no? Eh sì, al momento, diciamo, ancora non si puede.
Non se puede. Allora, caro Finestrone, oggi sei qui per fare che cosa? Che vogliamo capire? Diciamo per promuovere l'uscita brevissimo del nuovo album dei Tankard. Quindi sei un cantante? No, non sono un cantante, sono un batterista e percussionista. Ah, ok. Perché la musica non è solo voce, è certo. Anche arte. Giusto, dico bene? Sì, anche arte, specialmente arte. Allora, parlaci un po' del tuo progetto. Allora, vabbè, forse avrete già letto, insomma, per chi mi conosce, sono un batterista percussionista che, oltre il campo jazz, amo ovviamente sperimentare e andare sempre alla ricerca della musica. E appunto nel 2018, oltre alle varie collaborazioni con molti artisti baresi, quale il cantautore barese Marco Laccone, nel 2018... con l'obiettivo della ricerca ho voluto creare un suono unico, un progetto nuovo con un suono unico che avesse un suono ambient, appunto, e ho dato, diciamo, vita ai Tankard, progetto che si chiama così perché, diciamo, è formato dall'artista Jakub Riedman, è un artista classico, e dal tank drum, quindi arpa e tank drum, che è uno strumento idiofono a percussione, uno strumento sperimentale nato alle soglie del 2000. Non so se l'avete visto mai nei vari video sperimentali, insomma, nella musica orientale, una specie di percussione circolare. Ma cos'è quella? Tipo quella padella? Perdonami, l'ignoranza. No, è uno strumento che, a dire la verità, in Italia, diciamo, ora sta prendendo un po' piede, però già nel nord Europa ha avuto già un grande successo. Allora, qui abbiamo un precursore, ragazzi, cioè non abbiamo mica pizze e fichi stasera. Sono curioso, sono curiosissimo. E quindi, ripeto, ho creato questo progetto in cui c'è l'arpa, che insomma è conosciutissima come strumento, perché è uno strumento antichissimo, con le sue note melodiche. E questo strumento, diciamo, ancora sperimentale, che è il tank drum, che è una percussione, che ha, diciamo, delle sonorità tipicamente orientali. Quindi potete immaginare il suono melodico dell'arpa e queste sonorità date da questa percussione, questo strumento idiofono a percussione, percuotendolo, da queste sonorità orientali. E come mai, appunto, questo? Possiamo definirlo un ritorno al passato? Invece al cospetto invece di quella che è la nuova musica, diciamo, tutto elettronica, tutto synth, sì, tutto autotune. Sì, è un, diciamo, un progetto innovativo perché, prima di tutto, sul piano specialmente, diciamo, psicologico, sì, perché si è visto che comunque questo strumento idiofono a percussione va sui suoni bianchi. I suoni bianchi sono quei suoni che vanno a captare la psiche di una persona, cioè vanno a rilassare la mente umana, quindi è uno strumento che anche dà benefici. Che in questo momento ci vuole molto, se mi permetti, maestro. Sì. E quindi, insomma, questo strumento, insieme ad altre percussioni, crea dei suoni che porta coloro che ascoltano, diciamo, questo CD, ma anche nei vari concerti, coloro che ci sono stati, porta l'ascoltatore verso un nuovo ambiente, quindi verso l'Oriente, cioè uno, sentendo questa musica, può rivivere, anche se non c'è stato, tipo il Giappone. Ah, ecco. Ovviamente la musica fa viaggiare, lo sapete. Beh, in questo periodo direi che viaggiare con la musica è l'unica cosa che ci è rimasta. Perché ovviamente, infatti, questo album, non per questo, l'abbiamo, diciamo, composto nel periodo del lockdown. Si chiama Open Up, un brano, perché appunto è lo spirito giusto per riprendere a vita. Open Up significa libertà. Noi nel lockdown siamo stati molto ristretti, insomma, nelle proprie case, non uscendo, non vedendoci con nessuno. Ora, bene o male, qualcosina uno lo può fare, ma verso marzo era veramente, diciamo, dura per tutti. E com'è stato, appunto, non potersi confrontare? Perché tu, come hai detto bene, fai parte di un duo, quindi il non poter esibirsi insieme, il non poter provare insieme, ha fatto scattare qualcosa in voi? È successo qualcosa? C'è stato un input in più? È stato un input in più perché ci siamo dedicati, appunto, a comporre molti brani in cui hanno dato, diciamo, vita, appunto, a questo album. Cioè la solitudine, il ricercare, la voglia di ricercare, perché ovviamente stanno in casa,
la voglia di uscire con la mente fuori dalla casa, perché era l'unico modo per non contagiarsi, se vogliamo metterla così a livello scherzoso, ha fatto sì, diciamo, ha dato vita alla luce di, diciamo, nel comporre questi nuovi brani. E allora, dici. Tra cui, diciamo, oltre a Open Up, che dal titolo all'album, troviamo Tokyo. Insomma, un brano che si chiama Tokyo, potete già capire le sonorità su che lato vanno, cioè insomma, sull'Oriente a tutti gli effetti. Poi c'è un brano, Midnight, che per coloro che ascolteranno i brani che in questi giorni uscirà su tutte le piattaforme più, diciamo, più commerciali, quali Spotify, Amazon Music, Deezer. Insomma, questo qua, Midnight, è un brano che, diciamo, è molto, diciamo, pre-lockdown, perché si sentono appunto delle melodie angosciose, ma allo stesso punto delle melodie molto solari, cioè è in questo intercalare tra qualcosa, diciamo, malinconico e qualcosa di speranzoso. Allora, lo vogliamo ascoltare il tuo brano? Dici tu qual è e noi lo ascoltiamo e ne riparliamo allora, dopo. Allora, questo brano qua, diciamo che comunque Crazy Giro è il nostro, diciamo, primo single che abbiamo fatto nel 2018, la nascita del progetto, si chiama Crazy Giro. E allora lo facciamo ascoltare a tutti gli amici di We Believe in Music e di Radio Futura New Generation. Questa che state ascoltando è Crazy Giro, Tankarp con il maestro Giorgio Finestrone. Pronto Giorgio, ci sei ancora? Sì, ci sono. Allora, io ti dico che noi abbiamo ricevuto già tanti messaggi, abbiamo ricevuto, te li leggo proprio in live. C'è il messaggio di Rossana che dice: che viaggio, c'è anche Pina che ci manda un cuore con la bandiera del Giappone. Segno che tutti quanti vogliamo fare un viaggio e sperare soprattutto che questo periodo finisca presto, eh? Eh sì, specialmente quello. Insomma, per noi musicisti, insomma, la cosa migliore è che, insomma, finisca il più presto possibile, anche perché, insomma, è giusto che la gente ritorni a vivere la situazione live, a vivere nei teatri,
insomma, ad abbracciarsi come era prima a tutti gli effetti. E come mai questo viaggio, diciamo così, da Bari all'Indocina? E ripeto, diciamo perché appunto la voglia di creare qualcosa di nuovo, cioè alla fine i progetti a Bari ce ne sono tanti, al di là delle situazioni jazz, delle situazioni delle varie cover band, appunto creare una situazione ambient poi con l'arpa, questi strumenti nuovi, diciamo è qualcosa di innovativo che dà la speranza, diciamo, sia ai giovani ma anche alla gente che vuole appunto viaggiare comunque dopo una giornata di lavoro attraverso la musica, diciamo era il giusto, diciamo, connubio perfetto per creare, diciamo, questo progetto. E allora Giorgio, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, davvero. Allora, facciamo una cosa, ricordaci tutti i tuoi indirizzi social, Facebook, dove trovare il tuo album, ma soprattutto quando esce questo nuovo album? Allora, l'album, diciamo, esce a giorni, e, diciamo, prestissimo uscirà la data ufficiale sulla pagina Facebook dei Tankard e sulla pagina anche Instagram dei Tankard, dove là potete anche, diciamo, seguirci e potete anche, diciamo, vedere sito internet dove ci sono tutte le news, le informazioni, le varie interviste, tutti i vari festival che anche i Tankard hanno partecipato e insomma speriamo parteciperanno. Speriamo che tornino presto tutti questi festival, tutte queste, diciamo così, esibizioni, soprattutto dal vivo con la gente, e suppongo che la gente che ascolta te, ascolta i Tankard, sia gente che ha voglia di immergersi in questo mondo diverso. Stiamo ascoltando ultimamente, se mi permetti, musica troppo trash, un qualcosa di trash. Ambient come il tuo, perché ci sta. Perché noi anche come progetto, al di là, diciamo, della musica dei brani inediti del Giappone, appunto per le varie caratteristiche, esperienze professionali, io derivo dal jazz, Jacopo deriva dal classico, riusciamo a riarrangiare anche tipo Children, un brano famosissimo, assolutamente sì, in chiave orientale, quindi ovviamente è chiaro, per un DJ, per un musicista degli anni 90, insomma, sentire una colonna sonora tutto riarrangiato, insomma, è qualcosa di favoloso rispetto, insomma, alla musica di oggi che, insomma, è molto difficile da capire. Allora, io volevo farti i miei saluti, volevo darti i miei saluti, caro, e mi è fatto veramente piacere conoscerti e ascoltare la tua musica. Adesso consiglio subito agli amici a casa di andare a cliccare subito sui tuoi social, in modo da poterti conoscere meglio anche musicalmente. Spero di poterti conoscere dal vivo il prima possibile e ti ringrazio ancora per questo appuntamento. Grazie a voi di tutto per, insomma, la possibilità che date a tutti i musicisti, perché ovviamente per noi musicisti non è il periodo migliore, sicuramente finirà presto, ne sono molto convinto, però è chiaro che, insomma, voi, insomma, potete aiutarci sempre sul fatto di promuovere musica e di darci la speranza. D'accordo, grazie mille. Intanto noi annunciamo il prossimo disco, che è sicuramente di vostro gradimento. Si tratta di Drive My Car Beatles. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. I told that girl that my prospects were good. And she said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Baby, you can drive my car. Yes,
Facendo, e abbiamo appena ascoltato una canzone bellissima, Drive My Car, che dovrebbe avere quasi 50 anni. Sì, che hai rovinato con questi cose. Sta bestemmiando. Sì, chiaro. Ecco, abbiamo distrutto tutto. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando. C'è un sacco di movimento sulla pagina Facebook di Radio Futura. Beh, bisogna dirlo, l'intervento del maestro Giorgio Finestone dei Tankard è stato molto bello. Sì. Lo risalutiamo e, come gli abbiamo detto, diciamo così, in privato, lo invitiamo presto, una volta che si potrà, a venire qui ad Acquaiva delle Fonsis, via Calabria, number 6. Delle Fonsis. Yeah. Allora, vado a salutare Betta, che ci ha scritto sulla diretta Facebook. Ancora Mimmo, poi c'è Tony. C'è il nostro ancora... Tony, che noi lo vogliamo rivedere qui. Tony Modugno, dico il cognome, va. Quel bell'uomo. Beh, quel bel panificatore. E ancora c'è Carmela, poi c'è Salvatore, poi c'è anche Marcela. E ancora Salvatore. E ancora saluto Carlo, che si è appena collegato, Carlo Rio. Bravo Carlo. E c'è ancora un altro messaggio, proprio per il nostro amico, siccome ci sta ascoltando, sono sicuro, il nostro amico Giorgio Finestrone, un messaggio di Paola che dice: bella questa canzone, mi sono sentita per un attimo all'Estremo Oriente. Mo, c'è bello. Hai visto che facciamo fare i viaggioni, i viaggi con la musica ai nostri amici a casa. Però è arrivato già il nostro tassativo. Il tassativo. Il nostro regista dall'altra parte del vetro spinge i bottoni e fa dei gestacci perché dobbiamo andare in pubblicità. Quindi amici a casa, rimanete connessi con noi ancora per un po'. Ci vediamo ci sentiamo anche tra pochissimo con We Believe in Music. No, scusa, dillo subito che vado fuori dai coglioni, non c'è problema. Ok, andiamo in pubblicità. Abbassare, no. Ci ho scordato. We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste e curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17, We Believe in Music, lo show di Radio Futura, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Leo Cola. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica.
luminosa, salimi, scioglilo per poi, quel tuo senso in più, morbida, diavola che scivola, con un fuoco in più, notte accesa tu. Amici, questo rientro dalla prima pausa pubblicitaria, siete con We Believe in Music, compagnia di Kiko Scat, Leo Cola, Mr. John e oggi c'è anche Giude dall'altra parte del vetro che ci ha deliziato col suo prodotto tipico, la Facaz, proprio ce la stavamo mangiucchiando prima. Leggendaria. Dobbiamo dire. C'è una frase che ha coniato il nostro Leo che non posso divulgare. Lo vedranno presto grazie alla storia di Scat. Quindi devo dire di seguirti su Instagram. Ci sarà la mia la pagina di We Believe in Music. Oh yeah. Intanto abbiamo ascoltato una canzone. Allora, io quando ho detto che la playlist devi fare tu, non mi devi dare queste. Cioè, siamo partiti benissimo. Siamo partiti con i Red Hot Chili Peppers e tu mi metti Enzo Care. Ma chi? Non lo conosci? First reaction, è shock! È un grandissimo cantante. Vabbè, questa canzone la dedichiamo a due amici miei di me, Giovanni. What's up? No, che ci hanno consigliato questa canzone. Enzo Carello. Sì, è un cantautore del 1979. Sono due amici, Valerio ed Emanuela, che salutiamo dell'università, che ci stanno seguendo. Diffondiamo il verbo. Noi siamo veramente basiti e attoniti. Dopo aver ascoltato Enzo Carella, che tra l'altro vorrei invitare tutti gli ascoltatori, nonché Kiko Scat qui, visionare il video su YouTube dell'esibizione di Enzo Carella con Barbara a Sanremo del 79, perché è molto Sanremo 79. Yes. Va bene. Scusami, visto che ci siamo, abbiamo degli ospiti in linea. Chiediamo, magari loro sono chi sono più migliori, come direbbero gli inglesi, conoscono meglio la musica, meglio di noi. Hai trovato gli altri ospiti? Ho trovato altri ospiti. E che ospite ho trovato? Perché non è uno, sono due. Addirittura. Allora, prima gli facciamo questa domanda. Ma voi conoscete... Scusate, ragazzi che siete in linea, ma voi conoscete Enzo Carella? Ciao. Purtroppo, ciao a tutti. Purtroppo no. Ok, quindi non siamo gli ignoranti solo noi. Noi ci cospargiamo il capo di cenere. Quindi siamo in quattro. Esatto. Ok. 4 per 2 quanto fa? 4 per 2 fa 8. 8, 8 e abbiamo i nostri amici Andrea, 8, giusto? 8. Abbiamo Andrea? Esatto. On the phone? Sì, sì. E Anna, ci ha già preceduto, come al solito le donne ci devono fregare sempre. Ladies and gentlemen, ancora una volta qui ospiti a We Believe in Music, gli 8 per 8, buonasera ragazzi. Ciao, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto come state? Benissimo. Allora, anche voi mi dicono qui dalla regia che siete separati. Separati in fuori casa, diciamo così. Giusto? Esatto. Abitiamo in comuni diversi, essendo zona arancione non ci possiamo ricongiungere e quindi aspettiamo il cambio di zona.
Il cambio tattico, anche loro, anche loro. Allora, spieghiamo un po', ragazzi, fatevi conoscere. Voi siete gli 8x8, chi siete, di dove siete? Fate la voce, siccome noi a quest'ora siamo stanchi, veramente. Poi Hai mangiato la focaccia? Ah, che no, sei stanco, sì, diciamo così, il post prandiale. Non vuoi fare proprio niente. Presentatevi un po' voi, perché a noi piace che l'ospite sia di casa. Allora, noi veniamo da Verona, quindi mi sa che siamo un po' distanti. Ma giusto qualche chilometro, va. Giusto qualche chilometro, giusto 1000 forse. Ma sì. E siamo quindi Anna e Andrea e noi ci siamo conosciuti in conservatorio. Ah. E siamo una coppia, quindi anche sia musicale ma anche nella vita. E niente, noi suoniamo insieme da poco, però nonostante la coppia si sia formata nel 2014, perché diciamo che all'inizio Andrea non voleva nemmeno suonare con me, perché io ero un po', passatemi il termine, una rompipalle. Dai, ma non si dice così. Andrea, giusto, la tua compagna di vita è una persona meravigliosa. Io già dalla voce... È una persona meravigliosa. Ah, vedi che ragazzo d'oro, è un ragazzo d'oro. Benissimo. Allora, però hai visto questo benissimo, proprio di benissimo, categorico. E alla fine ci siamo messi d'accordo, diciamo, solo nel 2019, ma il progetto 8x8 diciamo che è nato un po' per scherzo, perché come ho detto, noi prima non volevamo tanto suonare insieme, però c'è stata una passione condivisa per sonorità diverse, anche devo dire per la musica elettronica. E quindi ci siamo appassionati e abbiamo iniziato per scherzo a suonare insieme. Poi è diventato qualcosa di più serio. Abbiamo iniziato a scrivere anche brani nostri. Allora, come mai questo nome 8x8? Allora, 8x8 diciamo deriva dal primo strumento che abbiamo utilizzato appunto per inserirci all'interno di questo nuovo, per noi, genere musicale. Ci è stato regalato questo Launchpad, che è praticamente uno strumento MIDI formato da 64 tasti, quindi 8 tasti 8x8. In riga. Non mi dire che è la Kai. Esatto. No, è la Novation. Ah, ecco, visto, perché ne avevo uno io simile, la 64. È subito arrivato il mio love per quello strumento. La stessa reazione ce l'abbiamo avuta noi, perché ci si è aperto un mondo, ci si è aperto tutto il mondo della musica elettronica, fatta anche di computer, di sintetizzatori, quindi diciamo il nome proprio è stato dato da questo primo contatto con la musica elettronica, appunto tramite questo strumento. E come, appunto, questa cosa ce la dovete spiegare, qual è il segreto per una coppia vincente in amore e in musica? E qua risponde la donna, Andrea, perché già lo so, eh? Difatti, ho già iniziato a ridere e a stare zitto. No, ma allora, il segreto, cioè, non saprei nemmeno io qual è il segreto, perché c'è da dire che prima, quando provavamo a suonare insieme cose molto più, diciamo, facili con la chitarra, solo chitarra e voce, litigavamo sempre, cioè, dovevamo ancora iniziare a suonare, già stavamo litigando praticamente. E poi non lo so, forse proprio la passione in comune, perché abbiamo trovato veramente una via e una cosa che ci piace davvero entrambi, e quindi alla fine, cioè, siamo d'accordo entrambi e siamo per la stessa strada sulla musica adesso come adesso. Quindi non so, non c'è un segreto. Per ora va bene così, poi quando lo scopriamo ve lo diciamo. Ah, va bene. No, noi ci stiamo provando a trovare un segreto tra noi due. Ovviamente la parte amorosa l'abbiamo omessa e ci prendiamo ancora a botte noi due qua. Anche se, da quello che mi pare sentire, Anna, tu sei un po' quella che domina nella coppia, o sbaglio? Io, Anna, sono quella che domina, hai detto? Sì. Sì. Sento una risata in sottofondo, però io la sento, eh. Sei la dominante, si vede, che sei l'alpha woman. No, Andrea, non me ne volere. Diciamo che domina dal punto di vista
vista, dal punto di vista creativo per quanto riguarda la parte delle voci, lei è, cioè la parte delle voci del testo, chiaramente lei canta e comunque ha un peso rilevante in fatto a creatività nella parte di scrittura dei testi e nella parte di idee sul momento proprio. Io diciamo me la cavo di più per quanto riguarda la parte tecnologica, la parte strumentale e tutta la gestione di tutta la parte elettronica del progetto. Se dovessi dare in mano Ableton a Anna, non credo che ne uscirebbe vincente, ecco. Con tutto il massimo rispetto per Anna, che non voglio assolutamente offendere. E allora da qui, davanti, si sente proprio che avete una bella compliance, diciamo così, come coppia, diciamo che coppia d'amore musicale. Come mai questo titolo, Sori, invece, che sembra tutt'altro, invece? Beh, questo titolo fondamentalmente perché la canzone è nata in un momento di difficoltà, diciamo, è nata nel primo lockdown, quando ci sentivamo soli. Effettivamente noi eravamo abituati comunque a stare insieme quasi ogni giorno e come tutte le coppie d'Italia e del mondo in quel periodo e come tutti gli amici e i familiari che abitavano distanti, anche noi ci sentivamo soli e abbiamo deciso di trascrivere, diciamo, le nostre emozioni, quello che provavamo e di scrivere una canzone. Diciamo che a noi non è mai piaciuta la solita canzone d'amore, non avremmo mai voluto scrivere una canzone d'amore perché non ne ascoltiamo tante, però alla fine è venuta fuori così, molto spontanea, molto sincera e l'abbiamo fatta alla fine, quindi anche per noi è stata la prima canzone d'amore. Allora io vedo che i nostri social sono impazziti, ci sono tanti messaggi per voi, c'è Ermilda, Salvatore, c'è Carmela, Betta, insomma... direi di farla, facciamo ascoltare questa canzone, che ne dite? Poi ne riparliamo? Certo, assolutamente. E allora qui, la canzone è uscita ieri, ricordo bene? È uscita giovedì. Giovedì, Anna, io come al solito con i giorni ci sbaglio sempre. Vabbè, ormai stando a casa qua stiamo impazzendo un po' tutti. È vero. E allora, in anteprima, per gli amici di Radio Future New Generation, ma soprattutto per We Believe in Music, ascoltiamo Soli 8x8. Soltanto una nuvola che dice cosa fare. Io non ti sento così bene, ma sento il tuo cuore, sento il tuo respiro e seguo il tuo cammino che va verso quel posto là. Riesco a fare altro.
figli. E stiamo ascoltando Soli 8x8. Andrea Anna ancora qui in collegamento con noi. Ragazzi, ci avete fatto venire i brividi, eh? Possono ricevere. Allora, il testo, mi dovete dire la verità, chi l'ha scritto? Anna. Il testo l'ha scritto principalmente, cioè da dirlo. Principalmente? L'ha scritto, sì, sì, l'ha scritto principalmente Anna, perché le venivano queste idee un po' malinconiche durante le nostre videochiamate, e quindi lei principalmente ha avuto questo, non che io sia insensibile, ci mancherebbe altro, però diciamo, come dicevo prima, la parte creativa riguardo i testi ce l'ha avuta particolarmente lei, ecco. Andrea, ma qui so cazzi, questa è una vera e propria dichiarazione d'amore, eh? Ah, ma sono contento, dai, non ho problemi. Ascoltate ragazzi, avrei una domanda un po' scomoda per voi, cioè non per voi come ruolo di cantanti, di artisti, quindi la rivolgo un po' a tutta la categoria. Ultimamente ci sono delle come si possono chiamare, delle controversie sul Festival di Sanremo, no? Non so se ne avete sentito parlare, ma qualcuno pare che voglia che questo festival non ci fosse quest'anno per rispetto di tutti gli artisti e tutti i teatri, cinema e tutto il comparto musica e intrattenimento, che è fermo ormai da mesi, e quindi anche il Festival di Sanremo, che si tiene in un teatro, il famoso Teatro Ariston, non sembra giusto che debba esserci in beffa a chi è fermo da mesi. Voi che posizione avete in merito a questa notizia? Guarda, a me non dispiace, sinceramente, e alla fine è una tradizione comunque del nostro paese, è un festival storico, e mi chiedo perché, cioè, con tutte le misure ovviamente ci sta a farlo. E poi secondo me, cioè, bisogna anche pensare che dietro al Festival di Sanremo non ci lavora solo Amadeus, non ci lavora solo il singolo cantante, ma c'è una squadra dietro ognuno, cioè ci sono migliaia di fonici, attrezzisti, e quindi, cioè, alla fine ci si lamenta magari del lavoro che non c'è, però alla fine questa è un'opportunità che viene comunque a tante persone che prima magari erano a casa, e quindi pian piano, se non reiniziamo così, pian piano, cioè, voglio dire, dobbiamo anche riabituarci. Quindi secondo me è, alla fine può essere visto anche come un inizio, magari da lì poi vengono aperte tante altre possibilità. Quindi andiamo a vedere il lato positivo e la dobbiamo prendere come un messaggio di ripresa verso una situazione migliore. C'è anche da considerare il fatto che quest'anno, gli artisti di quest'anno sono artisti molto più freschi, molto più nuovi all'interno del panorama musicale italiano, quindi anche questo aspetto proprio quasi di ripresa di quelle attività musicali che si erano interrotte, soprattutto per gli artisti, non dico più piccoli, però più nuovi all'interno del panorama italiano, è la vedo molto come un aspetto positivo. Beh sì, quest'anno in effetti ci sono molti artisti che non ci saremmo mai aspettati di andare all'Ariston. Facciamo l'esempio più, magari, come i Coma Cose, per esempio. Io non me li sarei mai aspettati di vederli lì a Sanremo. Sì, come tantissimi altri che seguiamo, e personalmente siamo veramente contenti che si esibiranno al festival di quest'anno. Allora ragazzi, vi ringraziamo per questo piccolo spazio che ci avete dedicato, e grazie a voi. Speriamo veramente col cuore di conoscervi di persona quanto prima, e vi facciamo un grossissimo in bocca al lupo per questo vostro nuovo singolo. Viva il lupo. Noi ovviamente ringraziamo anche la vostra etichetta Aurora Dischi per averci dato la possibilità di ascoltarvi. Grazie mille. Allora ragazzi, noi ci auguriamo che magari, noi speriamo almeno l'estate, che non ce la roviniamo ancora una volta. Magari da Verona, se venite da queste parti, come diciamo a tutti i nostri ospiti telefonici, noi siamo proprio fuori dall'autostrada, quindi basta prendere di sicuro.
arrivate qui a Quaglia delle Fonti, autostrada 14, noi siamo veramente a 200 metri e vi vogliamo abbracciare, vi vogliamo tutti quanti qui. E niente ragazzi, grazie di tutto, grazie per questa canzone. Noi lo ricordiamo ancora una volta a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Futura che questa canzone poi andrà in rotazione radiofonica sulla nostra emittente. Quindi chi se l'è persa oggi la può riascoltare in questi giorni. Va bene ragazzi? Grazie mille. Allora qua ci dicono di salutarti da parte voi. Allora qua vi salutano Betta, Carmela, Francesco, insomma Alessio. Cioè ragazzi avete sfondato, eh? E non vi nascondo che vi sono arrivati anche i messaggi al 351. Io lo ricordo sempre questo numero, 351 888 9431. C'è Alessia che ha scritto: sono innamorata. Che bello, le donne quando si innamorano sono cotte. Ah va bene, va bene. Abbiamo un tassativo, caro amico. Dobbiamo andare in pubblicità. Ragazzi grazie ancora e ancora ancora in bocca al lupo. Grazie mille a voi. E allora avete appena ascoltato gli 8x8. Scusami Chicco, io non è che voglio intervenire sempre così a gamba tesa, ma sono le 18. Ok. E quindi c'è il nostro amico fantastico. L'ho trovato. Io pensavo non fossi pronto e allora avevo già detto al regista di mandare la canzone, però visto che sono le 18 e l'ora è quella che è il momento. Il momento catarchico è lei! Il caffeuccio! Il caffeuccio al ginseng! E niente, anche oggi l'abbiamo fatto. Vabbò. Questa storia deve finire, caro Scat, deve finire sta storia. Sì. Allora, pochi minuti di pubblicità, sempre qui, in diretta, su Radio Futura New Generation. This is We Believe in Music! Miau! We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste e curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17, We Believe in Music, lo show di Radio Futura, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Leo Cola. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. My wrist.
E siamo tornati qui in diretta a Radio Futura New Generation, We Believe in Music. Stavolta ha fatto il bravo il nostro amato Leo Cola con Goodbye Kiss Kasabian. Che bella canzone. Una bellissima canzone. Come bellissima era la canzone dei nostri amici 8x8, Anne e Andrea, che abbiamo ascoltato poco fa nel precedente spazio, possiamo definirlo così? Yes. Soli. Una bella canzone d'amore. Là mi sa che scatta il matrimonio presto, eh? Li ho sentiti molto, molto affiatati, molto legati. Sono una bella coppia. Spero davvero di poterli conoscere dal vivo quanto prima. Abbiamo un'altra chiamata, una sorpresa. Chi è? Buonasera, sono Valentina. Pronto? Sì. Allora, c'è 2 paio di jeans. Sì. 4 camicie. 4 magliette. Ma di che cosa? Quale tipo? 4 magliette. 4 magliette, sì. Io voglio la prosciutella. Sì, vabbè, un etto di mortadella anche allora. Crudo e cotto. Ok, pane ti serve? Ho saputo dagli amici miei che è molto buona. Ok, allora tu puoi passare quale tu vuoi e qui è pronto il tavierino, va bene? Ti do un'ora di tempo. Ok. Ma chi è? Oh. Il nostro amico Lello. Ma cos'è questa chiamata? Un giorno lo invitiamo quando saremo zona gialla. Sì. Come? Allora ricordatemelo tutti quanti. O me la dai o me la, o me la prendo. Oh. Scegli tu. Ma come siete... Siete carini quando fate queste cose tutti insieme. Siete carini. Devo dire, questa mo dove l'hai trovata? Come al solito, il nostro amico YouTube. Veramente una forma mentis di quel. Ti posso segnalare invece il nuovo remix di DJ Lander? Subito. Allora, ha fatto una roba simpaticissima. Sai che c'è stata la crisi di governo? Assolutamente sì. E non poteva mancare il nostro DJ Lander, che ormai su Striscia spopola. E ha fatto questo remix che è simpaticissimo. Lo vogliamo ascoltare? Assolutamente. Tanto dura sì. Pochissimo. Ce l'abbiamo in regia, Mr. John? Ce l'abbiamo. Che bravo questo Mr. John. The people of UK, because we will be. I think this decision to go the UK. I think we will work to go the UK. Because it's the first day to go the UK. Bill can a lot of times the older people kiss hands and push friends. The old more rights if we don't accept more rights. Ma che cazzo dici? La best. Io ci ho capito un cazzo. More rights. He. La best. He. Shock. Shock. Io so come fare. Applauso se questo è vero. I'm shock. I'm shock. Questo è il lead dell'estate 2020-2021. Questo è il nuovo tormentone, ragazzi. Questo sulle spiagge di tutto il mondo. Shock. Shock. Vabbè, ci voleva anche lui, eh. Allora, facciamo questa piccola parentesi ironica. Ci affacciamo al mondo politico in questa maniera. Almeno facciamo due risate, dai. Assolutamente sì. Ci sta, ci perché sta. Perché c'è ci da sta. Piangere, invece noi ci ridiamo su. Ci ridiamo. Speriamo su. Che in Puglia continuiamo a fare i bravi, tutti quanti. Bravi, bravi. Così ci abbassa l'indice RT. RT. E possiamo tornare. Ma tu sapevi che l'indice della Puglia non è solo il RT? Ci è, boh. Cioè, tu sai che c'è normalmente quello nazionale che è l'indice RT. In Puglia, solo per noi, c'è anche un prefisso, MU. No, però si può dire, però. Chi lo chi ce l'ho, chi capisce, diciamo così, questo indice RT. Facciamo così. Ci può mandare un messaggio. Chi capisce l'indice pugliese, MC. Insieme all'RT. Ah, anche RT, anche vero, anche MC potrebbe essere. Potete inviarlo al 351-888-9431. Anche un messaggio vocale, sarebbe bello ascoltare la voce dei nostri amici a casa. A causa. Certo. E vi diremo se avete azzeccato o meno. Così lanciamo questo. Come si può dire? Questo input. No, io devo dare mazzate quelle tre. Challenge. Yes. Questa challenge. Si può dire challenge? Yeah. Che state a fare voi tutte e tre? Che state a fare? State mucchiando? No, stavamo ragionando di quello che... E cosa stavamo dicendo?
si sente intanto sottofondo dalla partita. No, vabbè, cioè, ma io non li devo cacciare. Cioè, io pensavo, vabbè, Leo Cola. È la professionalità del vostro regista. La dice lui. A chi vi siete affidati? Tu devi ascoltare me. Io l'avevo detto dall'inizio. Quella lo dobbiamo cacciare. Invece, no, poi è interista pure. Sta giocando pure la squadra tua. La squadra mia sta giocando. Se la mette pure lui la diretta. Faccio mia colpa perché Leo Cola ve l'ho rifilato io tempo fa. Bravo. Giù. Porta io in radio. Giù. Quindi faccio. Che fantastica storia la vita. Oggi non abbiamo il nostro amico. Facciamo, proviamo a fare una chiamata. Non so se sta. Non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Non so se sta disponibile. Però possiamo chiamare un altro. Adesso ti passo il numero. Ok, assolutamente. A noi piacciono queste cose. Un po'. Molto sciocchi. Cioè, questo c'ha gli scontrini, le cose. La benzina. La benzina. A proposito di benzina, di cose. Pompa 2. Va bene. Stai utilizzando il cashback? Ancora te ne vai di testa. Ah no, tu paghi, non lo usi il cashback. E tu, Leo, lo usi il cashback? Aia. No, non lo uso. Allora, due cose velocissime. Yes. Abbiamo fatto un sacco di rogne, un sacco di polemica sulla app Immuni. Bravo. Che era una cosa utilissima per evitare. Aspetta, faccio il tastierista. Rubano i nostri dati. Hanno fatto tutta sta cagiara per una cosa che non richiedeva nemmeno il nome. La privacy XY. E mo per avere 150 euro, lo dico così, dobbiamo dare IBAN, codice fiscale, codice segreto della carta di credito, CVV, ma CVV della V. Tutti a fare il cashback. E allora invece noi vi facciamo come al solito godere con la nostra musica, con una canzone tu che non fai godere nessuno, questa l'ha scelta Leo Cola. Vabbè, sì, devo prendermi un po' di merito. Yeah. Però diciamo che diamo un po' di merito a Leo Cola. Starlight dei Muse, l'ascoltiamo, poi ci rivediamo qui. We Believe in Music. Far away from a memory.
E ancora una volta il nostro Leo Cola ci fa, vedi, però quando poi ci mette queste canzoni lo dobbiamo perdonare. È bravo, è bravo, bravo, è bravo, dai, dai, dai. Non mi sento più niente. Lo perdoniamo solo. Siamo ancora qui, We Believe in Music. Pronto? Ah, ok. Sono le 18:18. Ma mai ti capita che prendi il telefono, il cellulare e ti capita sempre lo stesso numero, vedi? Hai toccato senza farlo apposta, 18 e 18. Il tasto più grave della mia vita, perché io sono ossessionato da un orario. Qual è? Qual è? Qual è? 17 17. 17 17. Invece a me capita sempre le 11 11, non so perché, fisso. Allora, mi sono informato, perché cioè, non è che mi sono informato, però siccome è una cosa che mi ossessiona da illo tempore. E io mi sono fatto due domande. Allora ho fatto una ricerca che i numeri più visti a livello di orario sono 11:11 e 17:17. Ah, vedi, quindi senza farlo apposta. Quindi, però poi l'esatta dicitura non si sa, cioè è come un orologio interno tuo, cioè sei tu che a quell'ora guardi. Vuoi andare a vedere per forza. Sì, è una cosa tua. Perché poi diventa così. Però io non gli riesco a dargli ragione, perché avviene sempre nelle maniere più disparate. Cioè, anche se sto per dirti per strada, io non è che giro l'orologio e guardo l'ora. Ovunque c'è l'insegna magari della farmacia 17:17, capito? Cioè, come fai a dire che è una cosa tua? Non lo so, cioè... Non lo sappiamo. Leo, invece, però... tu cosa ne pensi di questa cosa? Non ci stava sentendo. Non ci stava sentendo. Vabbè. Io non ho parole. Io lo sto beccando. No, mi sta disturbando Giulio. Giulio, ti ricordo che abbiamo la tua sigla, cioè la nostra sigla cantata da te. Ce l'abbiamo io ancora una volta? No, non ce l'abbiamo. Una minaccia questa, non ho capito. Cioè, potrei mandarla in onda all'infinito. Ma a me farebbe... Mi facciamo pubblicità. Scusami, ragazzo, a questo punto facci un live. Beh, faccio la live. Hai la base, no, maestro. No, puoi farla così, vai. A cappella, puoi fare. Vai. Basta. Chi è? Che sta succedendo? Tutto a posto, tutto a posto. Bugo? Non è Bugo. Vai, vai, vai. Vediamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ci siamo, ci siamo. We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste e curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17... We Believe in Music, lo show di Radio Futura con Chicco Scat e la regia di Leo Cola. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica. Si è cantato pure la mano. Chi è? Edizione straordinaria. Arrestato il giovane carabiniere Giulio Tricarico per aver osteggiato e osannato la nostra sigla. Tutti i particolari in cronaca. Dai, è carinissima però quando la canta Giulio. Sì, sì, sì. Io, tanto adesso c'è il podcast, quindi... Ormai ce l'abbiamo e quasi quasi la usiamo come la uso io qua dentro perché sì. Altrimenti qua ci arrabbiamo. Allora, amico mio, leggo il prossimo brano da ascoltare. Assolutamente, ed è un mio cantante preferito e quindi non vedo l'ora di riascoltare questa canzone. E allora l'ascoltiamo subito. No, è bellissimo, è bellissimo. Allora, rimanete con noi, sintonizzati sulle nostre frequenze. Adesso Leo Cola ci fa ascoltare questa bellissima canzone dell'Itfiba, Vivere il mio tempo. Sulle onde, sulla vita come un'altalena, e parlare pure con i pesci come una sirena. Ti vorrei insegnare l'equilibrio sopra un mare che sempre è tempesta, per vivere il tuo tempo e starci bene dentro. Thank you.
dentro. Sorrisi. Sempre tempesta, perché vivere il tuo tempo è un equilibrio dentro. Bella canzone, mi riporta ai tempi quando ero giovane, quando eri un giovinotto. E mo ci hai stufato tu? Che succede? Che è successo? Che sta bro? Succedendo qua? Non sappiamo cosa stia succedendo. Allora, era ormai lontano 1999, non so per quale motivo, ma durante la diretta di We Believe in Music sono arrivati quelli di Masterchef. È arrivata la pubblicità di Masterchef. Ah, così gratis. Va bene. Vabbè, fatti, cioè, fatti loro, va. Non me lo so spiegare. Non te lo sai spiegare pure tu. E neanche noi ce lo sappiamo spiegare. No. Come non ci sappiamo spiegare questa notizia che è arrivata da Bali con la L, non da Bari, dove a quanto ci hanno scritto tutti i trasgressori, cioè tutte le persone che non mettono la mascherina, sono costretti a fare 50 flessioni davanti ai militari. Ma se la metti, se non la posizioni bene, solo 15. Cioè, sarà visto che le palestre sono chiuse, potremmo farlo anche qui. Ma che devi dire, che devo andare senza mascherina in giro? No, assolutamente. Assolutamente. Beh, è strana questa. Meglio la multa. Questa presa di posizione. Anche se, però, non so se hai visto, c'è stato un grande concerto in Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda pare che non sia successo niente. Stanno facendo i concerti, c'è stato un grandissimo concerto. Ma io leggevo, ho un amico che si è trasferito in Australia per lavoro, e in realtà non è uno solo, va bene, comunque da loro ricevo notizie, anzi se vuoi ti faccio vedere proprio il profilo Facebook, visto che l'Australia sin da marzo, dai primi sintomi di pandemia, ha deciso di chiudere i confini con il resto del mondo. Mm-mm. E quindi i contagi sono talmente ridotti che in Australia, in tutta l'Australia, si può andare senza mascherina. Eh sì, fanno una vita normale. Normale, non come noi poveri stronzi che invece abbiamo fatto gli stronzi. Gli stronzi. Perché la colpa dobbiamo darla noi stessi. Assolutamente sì, eh. Possiamo puntare il dito contro chiunque, ma la responsabilità è solo nostra, quella di non rispettare le normative. L'italiano deve sempre cercare il modo per aggirare la legge, l'ostacolo. E quindi queste poi sono. Non so se a proposito di questa cosa hai letto anche della notizia che io veramente vorrei prendere le persone e dargli, voglio essere gentile, gli schiaffi sulla cocozza o sul, ti spezzo l'osso del capocollo. Del capocollo. Dove c'è stata una festa per un gattino, una festa per il compleanno di un gattino. Ma ti aveva cibro. E 15 persone
sono rimaste infette. No, vabbè. Cioè, ma siete proprio. Ve lo dico in inglese, siete proprio rincoglioniti. No. Tutto il rispetto per il gattino, per gli animali. Ma c'è bisogno. No, io rimango basito. A proposito di basito, sapete che programma è? Non mi giudicate, non mi puntate il dito. Che programma è iniziato l'altro giorno su il canale 5, mi sa? La pupa è secchione. Ah. Quest'anno lo conduce Pucci. Dobbiamo fare la denunciazione. Pucci lo gestisce. C'è Pucci. Da sì, quando lì... c'è Andrea Pucci. Io adoro Andrea Pucci. Perché lui deve andare. Quando descrive il carabiniere, se n'è andato proprio adesso. È a morire. Andiamo a fare la denunciazione della smarrizione. E il programma, sai, caro, io l'avevo fatto molto più demenziale. L'hanno un po' drizzato. A parte che c'è uno dei concorrenti, un pupo, della vicina Gravina in Puglia. Ah, sì. E... No, purtroppo, che questa settimana già la vedo poco la televisione. Allora, non è che è un programma che io, come il Grande Fratello, segua, però, sai, facendo zapping la sera quando sei a casa dopo le 10, dove cazzo devi andare? E quindi mi sono imbattuto nel programma del pupo secchione. Sai che fanno le gare di cultura. Ma vedi che è a morire. Perché Basito mi ha riportato, poiché in una interrogazione da parte di un professore all'interno del programma ha chiesto a una delle pupe il significato di Basito. E questo gli ha risposto: voi adesso siete basiti da quello che sto dicendo. Cosa significa basito? Boh. Che voi siete basiti da quello che sto dicendo. Allora, ci sono dei geni assurdi. Guarda che dentro il programma i secchioni sono veramente secchioni. Raga, sta un chimico, biologo nucleare, un matematico, un esperto di logica, un architetto, un marketing. E mi chiedo il perché. Anch'io, io vorrei capirlo sto programma, ti giuro. Sì, ma io è proprio quello che volevo fare, volevo capire il programma. A parte che stavo alla Cipriani, ok, quando è arrivata lei, ciaone. Vabbè, comunque, era per dire che dovete capire anche questi programmi televisivi. Ma ci stava Davide. No, ma io capisco che è l'orario. Che volevo fare solo notizie per dire che stavamo di Gravina. Tutto qua. Ok, va bene. Noi siamo felici che Gravina Connected People. Ma quella era Nokia. Vabbè, non fa niente. Che dici, zio Ciccio? È arrivato il time. Ho già visto. Ciccio sei tu. Madre. No, è stata una giornata stressante oggi. È cominciata. Però la focaccia è la focaccia. Diciamo dai, che soltanto la focaccia ci ha salvato, dai. Allora, sono le 18:30. Detto zio Ciccio, perché fuori c'è Weird Club. Ciccio Montenegro. Weird Club. Ciccio Montenegro. Però vorrei la nipotina o il nipotino, non lo so. Nipotino, mi sa. Il nipotino, ecco. Che viene qui in radio e gli facciamo fare in live. Ciccio Montenegro. Allora, rimanete sintonizzati qui su Radio Futura, perché dopo di noi c'è la band di We Are The Club con Ciccio Montenegro e tutto il suo staff, e quindi non andate via. Io e Scat vi diamo appuntamento a sabato prossimo con una nuova puntata di We Believe in Music e con due nuovi ospiti ancora una volta telefonici, sperando di diventare gialli il prima possibile. In dad. E ringraziamo Leo Cola e Mr. John dall'altra parte del vetro. Grazie a tutti. Fate un buon sabato sera. Fate i bravi. E alle 22 spezzate di gambe a casa. Alle case. Perché altrimenti passano i carabinieri e vi fanno la multa. Io volevo fare riferimenti casuali. Volevo fare un appello alla parte politica di Acquaio delle Fonti. Levala. Toglietegliela. Toglila. Levegliela. Toglila. Domani in piazza, tutti, alle 10:30, sotto la Cassa Armonica. Ti spaccio gli occhi e li metto nel menisco io, mi denuncio, disgraziate me. Disgraziate, maledetti che non siete altri. Toglila. Toglila. Allora, io il commissario Auricchio. Va bene, salutiamo tutti. Grazie, Scat. Grazie, Chicco. Grazie, Leo. Ciao. Ciao. Yeah.
We Believe in Music è un programma radiofonico con musica che spazia dai successi del presente a quelli del passato. Notizie, interviste e curiosità dedicate ad artisti internazionali, italiani, ma anche a quelli di casa nostra. Il sabato dalle 17, We Believe in Music, lo show di Radio Futura, in diretta con Chicco, Scat e la regia di Leo Cola. Microfoni aperti per una trasmissione interamente dedicata alla musica.